Cari amici trader, buongiorno. Oggi giovedì 22 febbraio, sono le ore 22:34 da voi in Italia, le 5:34 qui dal mattino. Faccio l'analisi delle criptovalute. Oggi non so se riuscirò a fare l'analisi del Forex in quanto dovrò fare la mia terapia. Però ieri abbiamo visto che le cripto sono ritornate ancora al ribasso. Vediamo la Cryptocurrency Market Capitalization, vedete che è scesa a 458 miliardi, il volume è rimasto invariato a 24 e la BTC dominanza, anche lei, è sempre sui 39. Vedete che nella ultima ora, bene o male, tutte sono state in positivo, per conto nell'ultima 24 ore, vedete che sono tutte quasi in negativo, vedete che Bitcoin ha fatto un meno 10%, Litecoin un 14, 10 Neo. Vedete che anche nella settimana abbiamo solo il Bitcoin che ha fatto un più 12, tutto il resto vedete che è in negativo e c'è qualche positivo. Andiamo a fare la nostra analisi, ma leggiamo prima il nostro disclaimer. Il presente gruppo Forex per tutti, esclusività finalità didattiche, non deve pertanto essere inteso in alcun modo come consiglio operativo di investimento o come associazione a raccolta di pubblico risparmio. I risultati presentati reali o simulati non costituiscono alcuna garanzia relativamente a ipotetiche performance future. L'attività speculativa comporta notevoli rischi economici, chiunque la svolga lo fa sotto la propria esclusiva responsabilità. Pertanto l'autore non si assume alcuna responsabilità circa eventuali danni diretti o indiretti determinati dalle decisioni di investimento prese dal lettore. Il navigatore pertanto ne esonera il gruppo nel limite di legge da qualsiasi responsabilità comunque connessa o derivante dal presente gruppo. Io sono Fabio Rusconi, l'amministratore del gruppo. Andiamo a vedere adesso il nostro Bitcoin, che è la cosa più importante, BTC USD. Vedete che Bitcoin, fate attenzione a cosa è successo ieri, l'altro ieri, vedete che Bitcoin era andato a prendere questo forte super resistenza per poi, io ho detto che se doveva rompere la gialla poteva continuare, invece ha formato una pin bar e guardate che è ritornato al ribasso e chiuderà sicuramente sotto la media 48, vedete che siamo alla 14esima, potrebbe essere questo il mezzo ciclo del G1. Vedete però che la media è ancora piatta, non ha ancora girato. Questo è, possiamo dire, un ritracciamento. Se andiamo a vedere il nostro scusate, BTC, scusate, perdonate, USD, vedete che il Bitcoin ha fatto, vedete che ha girato la un giorno, la 2 giorni, sta per girare anche la 4 giorni. E qui rischiamo di vedere, mentre siamo in un G4 che potrebbe chiudere più basso del G3, vediamo com'è la situazione. Siamo alla 37esima candela, vediamo se questo qui sarà il minimo per la ripartenza del G1, vediamo che lo vado a marcare, se questo sarà o se lo verrà superato. Allora, per il momento suggerisco di aspettare, perché questa è ancora la chiusura del G4, dovrebbero mancare ancora massimo 5 ore. Allora, per il momento suggerisco di aspettare e il G1 suggerisco per il momento di non aprire nessuna posizione long anche quando dovesse partire il G1, perché guardate, il 8 giorni al rialzo, però qui abbiamo una piatta sul 4 giorni, non ci sono le condizioni per il momento per entrare long. Se andiamo a vedere il Ethereum, ETH USD, vedete che Ethereum anche lui è sceso sotto i 900 dollari, ha fatto un minimo a 815 dollari, siamo anche qui in un ritracciamento perché lo vedete che siamo alla 14esima candela, vuol dire che questo potrebbe essere la chiusura del mezzo ciclo. Se andiamo a vedere Ethereum, ETH USD, vedete che ha fatto questa fortissima caduta libera, vedete che è andato a prendere qui il supporto 815, vediamo se questo minimo sarà il minimo della ripartenza, comunque suggerisco di non aprire posizioni long al momento perché abbiamo tutto a sfavore, vedete, lo vedete voi stesso, vedete, ecco che faccio così, e qui si vede benissimo che rischia di, se rompe di questo supporto, di andare ancora più giù. Poi andiamo a vedere il Litecoin. Il Litecoin, vedete, dopo aver fatto questo, superato questa forte resistenza, vedete che è ritornato anche lui al ribasso, però la differenza degli altri sul daily, vedete che ha già girato,
Questo potrebbe essere un piccolo, potrebbe andare a prendere qui la 48 per poi ripartire qui. Suggerisco di aspettare. Andiamo a vedere il Litecoin LTCUSD. E vedete che il Litecoin si trova anche qui in una forte, lo vado a cambiare, lo vado a mettere questo così. Vedete che si trova su questo forte supporto. Per il momento suggerisco di aspettare perché abbiamo anche qui le medie a sfavore e i cicli a sfavore, scusate, e suggerisco personalmente di aspettare di una prima su una posizione long. Poi andiamo a vedere il XRP USD. Vedete che XRP rimane per il momento in questa fase laterale, la media di 2 mesi non ha ancora girato, qui al momento si aspetta. E XRP USD. Vedete che anche qui, come potete vedere voi stessi, ha rotto fatto questo nuovo minimo e qui suggerisco personalmente di aspettare media a sfavore, non suggerisco di entrare per il momento. Poi andiamo a vedere il XRP, andiamo a vedere ADA BTC, vediamo cosa sta facendo ADA. ADA è proprio in una caduta libera, potrebbe adesso andare a prendere questo supporto, fare pullback. Per il momento media sfavore, cicli a sfavore, niente long per il momento. E andiamo a vedere ADA BTC. Vedete voi stessi che ADA BTC anche qui superato la media 48, sembra voler andare al rialzo, vedete che sta per girare. Per il momento aspettiamo perché finché non supera questa supporto resistenza di color blu non si fa niente, non si parla di long per il momento. Poi andiamo a finire con la Stellar STRBTC. Vedete che Stellar anche qui ha preso questo forte supporto. Vedete che qua è stato colpito diverse volte. Per il momento aspettiamo media 2 mesi al ribasso. Ciclo a ribasso, sicuramente qui non si fa niente e STRBTC, guardate voi stessi, sta per girare la media, però ha chiuso anche qui long solo se supererà questa resistenza di color blu. Come potete vedere, non c'è la forza nelle cripto per il momento di salire, c'è tanta incertezza e bisogna aspettare, io credo fino a fine mese per vedere qualcosa di meglio. Auguro ancora a tutti una buona notte, per domani una buona giornata di trading, mi raccomando sempre positivi e adesso andrò a fare la mia terapia e ci vediamo domani. Ciao a tutti.